La rabbia degli aquileni verso il TG1. Video aggiunto due giorni fa da Antefatto Blog. Visualizzazioni 4.509. Però. Roma. Ivan, che dice? Dice di un'ora fa. Dice. Il nobile Alberto dice esorci in galera o in manicomio. Ecco, dice il nobile Alberto esorci in galera o in manicomio. Altro che le urla. La manifestazione. Un'ora fa il portavomite Doc Nobili Alberto, che dice? Dice in via Giambellino 56, dice carne alla griglia, dice se mangia con le mani la carne alla griglia è quella dei tuoi figli, puttana, dice faranno alla griglia anche il culo di tua ex moglie, la ammazzeranno lì sopra i carboni ardenti del tuo ex locale, via Giambellino 56. Ma queste da malecogna, che cazzo vuoi, non si capisce un cazzo. Una cosa è certa, via Giambellino 56 come via Lorinteggio 30 è di proprietà della Russo Caramia. Bevonna, che dice? Dice, nuova tappa, dice 4 maggio 2011, 7 anni, dice, e speriamo, dice, i bastardini, non ci morano tutti per strada, dice, i questorini d'Italia, dice, dell'8 luglio 2005, ma il verbale, dice che ci sono i filmati, è un'ora o due ore, ma lo vedremo, lo vedremo. Già, dice, erano ignoti, dice, quello, lo spione di via Savona, dice, si chiama Bombarda, Bombardino, dice, qualcosa del genere. Come? Bombardino. Le proteste della Bombardi? Gente. Beh, sì, forse Bombardi, forse. Beh, qualcosa del genere. Dice, ma non ce ne frega niente. Che tipo, dice? Molesta tutti e dice che lo molestano. E sparla e dice che sparlano gli altri. Come quello, rubano e dicono che sono derubati. Sì, è tutto così. Dice, da manicomio, dice, si vede, dice, e si vede, dice, come il Ruben, dice, il Lafayettino, il Roscio Scivio Biascio, il Corri, lo chiamano Corri, là c'è scritto in Coppa agli Atti, c'è scritto Corriero Francesco, dice che ha... Che dice che ha un contratto d'affitto, ma come cazzo si fa a fare un contratto d'affitto a un ignoto? Ma Luciano Turone, Cecilia Massena e soci lo devono spiegare. Bibamonna ancora dice, due minuti, dice, sotterrati, dice, e se non li sotterro muoiono prima. Dice DDL, un DDL, un altro DDL, a Carfagna, no, dice DDL, dice, è il testo del DDL, dice, chiudere quella rinale che si ostinano a chiamare Tribunale di Milano, e poi dice, le leggi le faccio io, e certo, e chi li deve fare, e chi ha Gelmini, a Carfagna, Saccone, Tramonti, Caldarole, Bossi, a chi li deve fare allora? Poi dice ancora, dice, ma quali aquilani, dice, quelli sono tutti Movimento 5 Stelle, cui i portavomiti Doc sotto, dice, sono degni rappresentanti, e cioè, Uvile e Noble Alberto, insetti, Ecco, dice, beccati con i ditini nella marmellata. Non sfugge niente. Gli segnalano.
dice: i portavoce da provocano, non riusciranno nel compito affidatogli, saranno disimpalati dai loro stessi complici. Arriva, ma bisognerà verificare, dice, ma dice, ma bisognerà verificare, questi sono fubbi, dice, te la do io la finta morte, la plastica facciale, la nuova identità, dice, ti chiami Laura Tragni, Celestino Paladino, Enrico Barilli, eccetera, dice, quello dovete essere per tutta la vita, che significa non vita, no? Dice, aspetta e spera, dice, che già l'ora si avvicina, dice, anche gli ignari, gli ignavi, la faccia più faccia. Però, però, però. Poi, poi, un'inserzione, dice, pestatore di questurini di taglie affini offresi, referenze, sacra invenzione prevenzione propria, de questura di Milano, ufficio prevenzione generale. Procipen numero 27938-004. Ecco, le referenze ci sono. Ancora Bimona dice: in tribunale, dice, sono tutti ignoti. Qui esistono, dice Anello Comune, ignoto. La Fagliatta Emilio, ignoto. Scarpis Paolo, ignoto. Brigante Esselio, ignoto. Ma se denunciano loro, o per quella Roberta, De Angelis Giuliano, tutti ignoti, dice, Angelo Poledda, ignoto. Ma se denunciano loro, sono noti. Com'è sta storia? I questurini, dice, i togati d'Italia, e i politici, dice, i sindaci, i giornalisti, gli intellettuali, i presidenti d'Italia, dice, uno alla volta, uno alla volta, dice, li ingabbio tutti, un unico carico nella discarica, però, i portavomiti d'oc, dice, dice, il Robledo Alfredo del 27458-98, dice, quel topo, in quale fagna si nasconde? Tempo al tempo, e andrò, dice, di persona, a prenderlo per la collottola, di persona, ci venderai, a prenderlo per la collottola e a sbatterlo nel primo cassonetto, assieme a tutti quanti i suoi colleghi e affini sorci. Però, mi sa che ne è capace anche. Dice, e poi dice ancora, Nobili Alberto, dice, è l'ultimo portavomiti doc, dice, boccheggia, rantola, dice, basterebbe un colpetto come so io e conosci i talloni d'Achille, tutti i talloni d'Achille, e le studia, beh, li studia, si capisce. Ma io, dice, sono contro la pena di morte, però, come umana lei... Gli zombie, dice, mi piacciono vivi, pure abbrustoliti. Ma, portavamo di doc e Nobile Alberto, dice, l'unico che racconta i fatti qui sono io. Va bene, e racconta le stucchezze dei fatti. E ne centinaia, migliaia di pagine. E dice sempre la stessa cosa, quattro parole, quattro insulti e se ne va. Un altro portavomiti doc, questo dice che potrebbe essere Inset Root. Inset Root, quello è il Nobile Khan e questo è Inset Root. Va bene, dice. Che dice? Inset Root dice: una puttana! Dice, ti ha dato il ben servito, corri, ti ha fatto capire chi è e che cos'è, dice, un uomo vero, a chi? A chi lo conosci? Ma forse lo dice al Nobile Khan. Dice, quei due coglioni sono morti, chi?
Chi sono i due coglioni morti? Beh, non lo spiego. Dice, vabbè, dice, ma ridevano sempre, dice, quei due cagoni, incapaci di fare una sega. Tu, dice, devi continuare a pagare. Chi? Un ubilcan? Ma quello non paga, sa solo rubare. Beh. Waiting.